Quasi andando in diretta, ora ci dovremmo quasi essere. Ed eccoci qua, amici, in diretta con voi. Ci siamo su Facebook, ma poi naturalmente se il PC ce lo consente saremo anche su Instagram. Parliamo di un po' di tutto, abbiamo visto la Champions League con il Paris dei ragazzi di Milano contro la Real Sociedad di altri ragazzi di Milano che hanno pareggiato 1-1. Non dico il nome della squadra perché, come sapete, non è che mi sia molto simpatica per niente, però insomma è stata una partita che li ha visti molto in difficoltà, e questo è un ottimo segnale per quanto riguarda anche il campionato, perché poi sappiamo quando si cominciano a perdere punti in Champions, di conseguenza anche in campionato più o meno succede la stessa cosa. Detto questo, volevo fare gli auguri a tutti quanti quelli che fanno gli anni su Facebook, partendo dal mio amico ed ex compagno di scuola, Andrea Tosato, passando per Silvia Braccardi e tantissimi altri amici miei di Facebook. Naturalmente spero che seguirete i vari argomenti che tratteremo sia qua che poi anche su Instagram, perché naturalmente poi ci trasferiremo di social in social. E quindi, amici, aspetto tantissimi ancora ad iscriversi al mio canale Samuele Coniolato Conduttore. Poi prossimamente vi aggiornerò su quello che dovrebbe accadere a Damano nel prossimo mese di ottobre, dove Isabò farà degli spettacoli e il sottoscritto molto probabilmente sarà proprio lui a condurre. E quindi avrò questo onore, amici, ve lo dico già. E spero, insomma, di potercela fare, ma senza di voi il mio canale, anche YouTube, non andrebbe avanti. Quindi iscrivetevi, seguitemi, fate tutto quello che potete fare. E di conseguenza poi io sono felice, perché se mi seguite, più mi seguite meglio è. Detto questo, amici, devo salutare obbligatoriamente tutti gli amici che avete sentito un grande lutto, ci ha lasciato, e è stato un grandissimo cantante, nonché attore. E così, insomma. Un abbraccio a tutti gli amici napoletani, in particolare Gianfranco Caliendo e tutti coloro che erano legati a lui. E insomma, così. Per il resto, amici, parliamo di Europa League, perché stasera tocca anche alle altre, quindi è giusto seguirle, mi raccomando. Poi, come sempre ricordo, il giovedì c'è X Factor, le audizioni, quindi se volete seguire la musica, seguite X Factor, dove c'è la mia amica, nonché collega, Francesca Michelin, che vi terrà compagnia e vi farà divertire. E quindi, insomma, tante cose, tante carne, come si dice, tanta carne al fuoco. Quindi rimanete incollati alla TV. Poi naturalmente c'è il mio amico Gabriele Corsi, che conduce Don't Forget the Reef, stai sul pezzo. E veramente quest'anno sta facendo una bella edizione. E amici, per il resto vi rimando
alla prossima nostra live per quanto riguarda Facebook. Vi aspetto poi per la prossima nostra puntata su YouTube, che sarà cantata anche quest'oggi, quindi seguitemi, non abbandonatemi e soprattutto amatemi, perché come dice Renato, non dimenticatemi, eh! Ciao a tutti e ci sentiamo nei vari social. Mi raccomando, non mancate!